con Marco Fontana. Salve. Per effetto del tuo primo soundcheck, com'è andata? Ma benissimo, mi sembra che il gruppo suoni alla grande, le canzoni mi sembrano belle, quindi non vedo problemi, insomma, penso che la serata andrà bene. La tua seconda volta qui a Musicultura? La seconda volta, io sono un affezionatissimo di Musicultura, sentivo talmente la vostra mancanza che mi sono ripresentato. L'emozione è sempre la stessa? Ma devo dire che è un po' diverso. La prima volta forse ero più emozionato, questa volta diciamo conosco un po' la situazione, però sono sicuro che quando salgo sul palco 5 minuti prima sarò un po' emozionato, cioè soprattutto voglio essere emozionato, se no sto lì insomma a fare la sedia insomma sul palco, un po' di emozione sì. Ci vuole sempre, sì. I brani che presenti stasera cosa parlano? Allora, a questa domanda rispondo malvolentieri. Almeno i titoli dei brani? I titoli sono Non dimentico mai, Don Giovanni e Piano Terra. Diciamo i primi due, Non dimentico mai e Piano Terra, cioè il primo e il terzo, sono dei brani che parlano un po' del tempo, di come il tempo si evolve in termini dinamici e come all'improvviso si può fermare. Mentre Don Giovanni è un divertissement su questo personaggio storico che è stato trattato insomma fin dal 1600, è un personaggio appunto che vive di pulsioni e che fa di tutto per appagare queste sue pulsioni. Poi può essere letto sotto vari punti di vista, diciamo. Comunque ho voluto giocare un po' a sentirmi il Don Giovanni e a fare una volta tanto il figo, no? Come si suol dire. Ti rispecchi in questa figura? Assolutamente sì, ma penso che tutti si possano rispecchiare in questa figura, cioè anche gli studenti universitari, no? Che corteggiano gli esami, ad esempio, sono dei Don Giovanni, hanno una pulsione e cercano di appagarla. In qualsiasi modo, anche rocambolesco, anche cercando di imbrogliare, mettendosi fogliettini in tasca, studiando come dei disperati, come si conviene a dei bravi studenti.